Allora, buongiorno a tutti. Diamo inizio a questa giornata di lavoro in cui ISPRA e Federambiente presentiamo il rapporto sul recupero energetico di rifiuti urbani in Italia, un prodotto tecnico-scientifico atteso da moltissimi operatori del settore e da tutte le istituzioni a livello nazionale e locale che in questi giorni, posso dire in questi mesi, ci hanno affettuosamente ma incessantemente pressato affinché questo prodotto vedesse la luce. E prima di tutto volevo ovviamente salutare e ringraziare gli ospiti che animeranno questa giornata di lavoro. Innanzitutto il senatore Mauro Libè, consigliere politico del ministro Gianluca Galletti, che è impossibilitato ad intervenire per impegni istituzionali che sono sopraggiunti all'ultimo minuto. Volevo poi intanto salutare i parlamentari presenti. Permettetemi un saluto e anche un ringraziamento per aver accettato l'invito a discutere con noi di questo tema all'onorevole Chiara Braga, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, il senatore Antonio D'Alì, componente della Commissione Permanente Programmazione Economica e Bilancio del Senato della Repubblica e già presidente della Commissione Parlamentare Ambiente, sempre del Senato della Repubblica, e ho visto anche altri parlamentari, l'onorevole Mariani, credo sia seduta in sala, ecco, l'ho vista adesso, e quindi a loro intanto un saluto e un ringraziamento per l'attenzione con la quale ci seguono, direi ormai da tempo, e anche per aver appunto accettato di essere qui oggi. Un saluto va anche agli amici di Federambiente, al presidente Brandolini, che anche lui parteciperà dopo alla discussione, e al direttore generale Cencia, intanto per aver voluto condividere con noi questa giornata, ma soprattutto per aver voluto condividere con noi questo lavoro, questo documento. È importante che ISPRA, dal punto di vista tecnico, come ente di riferimento tecnico-scientifico, e Federambiente come associazione che raggruppa le imprese più importanti che operano nel settore, è importante questa sinergia perché consente di avere un quadro della situazione, direi, il più esaustivo possibile. E io ho il piacere oggi, ovviamente, di coordinare questo incontro. Sarò un coordinatore ferreo rispetto alla tempistica, in quanto abbiamo poi un programma da portare a termine entro le 13, anche per consentire poi a ciascuno di voi di mantenere gli impegni che sono stati presi per il pomeriggio. Ci tengo però brevemente a fare un'introduzione, una brevissima introduzione di carattere tecnico, peraltro una materia questa, e faccio solo questa considerazione, quella dei rifiuti, che ancora una volta in questi giorni è assurta agli onori delle cronache, sia dal punto di vista, se volete, più istituzionale, per le note vicende che purtroppo a livello comunitario si sono poi riflesse in qualche modo sul nostro paese, sia purtroppo per le vicende di cronaca nera che ancora ieri hanno interessato la capitale. Detto questo, vorrei però puntualizzare che questo rapporto, il rapporto sul recupero energetico dei rifiuti urbani in Italia, è un'indagine specifica mirata ad acquisire e ad analizzare i dati tecnici di progetto ed esercizio caratteristici dell'impianto di trattamento termico dei rifiuti urbani presenti su tutto il territorio nazionale. È un rapporto, come ho detto, che nasce dalla collaborazione tra ISPRA e Federambiente e che si pone l'obiettivo di delineare il sistema impiantistico nazionale di recupero energetico, il cui ruolo è indispensabile nell'ambito di un sistema di gestione integrata dei rifiuti nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. I dati che tra un poco saranno presentati da Gianluca Cencia e da Rosanna Laraia, questi dati sia a livello europeo che nazionale, nell'ambito di un corretto sistema di gestione integrata, l'incenerimento con recupero energetico dei rifiuti, ebbene questo sistema di gestione non è, lo diciamo una volta per tutte, non si pone in contrapposizione con il riciclaggio, che deve, a valle della prevenzione quantitativa e qualitativa, rappresentare la forma di gestione da privilegiare, in accordo anche con quanto indicato
dal 7° programma di azione per l'ambiente. Speriamo di riuscire a smentire una volta per tutte questa contrapposizione che a volte, più che tecnica, rappresenta una data, un'informazione di carattere strumentale. E che questo sia, lo dimostrano le elevate percentuali di riciclaggio registrate nei paesi europei che fanno maggiore ricorso all'incenerimento. Voglio citare il caso della Germania, dove a fronte di una percentuale di rifiuti inceneriti del 35%, i rifiuti avviati al riciclaggio si attestano intorno al 65%, o ancora i Paesi Bassi, dove a una percentuale di incenerimento del 52% si accompagna una percentuale di riciclaggio pari al 45%. Dunque, elevate percentuali di recupero energetico si riscontrano anche a livello nazionale, soprattutto nelle regioni del nord, dove si concentrano anche i più elevati livelli di raccolta differenziata e le più basse percentuali di smaltimento in discarica. I principali risultati del rapporto che oggi presentiamo fanno emergere che nel 2013 l'energia ottenuta dall'Italia, valorizzando energeticamente i rifiuti urbani, supera i 5.000 gigawattora. Nell'ultimo anno abbiamo recuperato esattamente 4.193 gigawattora di elettricità e 1.508 gigawattora di energia termica, quantità che sommate potrebbero contribuire in maniera significativa al fabbisogno energetico di metropoli con quasi 1 milione di abitanti, come Napoli o Torino. Nel 2013 il recupero di energia è più che raddoppiato rispetto al 2003. In 10 anni siamo passati da 1.885 gigawattora di energia elettrica, 1.508 gigawattora di energia termica, ai dati che ho detto prima. Al 1 dicembre 2013 sono operativi su tutto il territorio nazionale 45 impianti di incenerimento per una capacità di trattamento di 7,3 milioni di tonnellate all'anno, una capacità termica di 3.045 megawatt e una potenza elettrica installata di 848 megawatt. Nessun impianto italiano tratta ormai i rifiuti senza recuperare energia. Il rapporto conferma l'impegno dell'Istituto che ho il piacere e l'onore di dirigere a rendere disponibili e accessibili non solo alle istituzioni e agli operatori, ma direi al pubblico, ai cittadini, le informazioni e le conoscenze relative ad un settore così importante, delicato e strategico come quello dei rifiuti. L'indagine che oggi presentiamo consente la diffusione di informazioni e dati attendibili, aggiornati ed esaustivi, sia sulle caratteristiche progettuali degli impianti di incenerimento, come la capacità di trattamento, le tecnologie di trattamento, il sistema di depurazione dei fiumi, sia sulle condizioni operative, nonché sulle evoluzioni del settore negli ultimi anni. E soprattutto, direi, o in aggiunta, questo rapporto si pone quale strumento di pronta ed efficace consultazione, come ho detto, a disposizione di tutti coloro che sono coinvolti o interessati delle tematiche inerenti al recupero di energia dei rifiuti urbani. E le informazioni che presentiamo riteniamo possano anche fornire un supporto rilevante per le attività che il Governo dovrà effettuare in attuazione dell'articolo 35 della legge 164/2014, la cosiddetta legge Sblocca Italia. È noto, io non voglio dilungarmi su questo aspetto, ma è noto che la legge contiene importanti novità che riguardano il recupero energetico dei rifiuti urbani. In primo luogo, gli impianti di incenerimento e di recupero energetico vengono inseriti tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Una norma che si pone l'obiettivo di realizzare l'autosufficienza nazionale nella gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto dell'effettiva capacità di trattamento termico installata nel Paese, superando anche procedure di infrazione. Questo ce lo auguriamo. Dette infrastrutture si concentrano soprattutto nelle aree del nord dell'Italia e invece alcune regioni, soprattutto meridionali, ne sono però completamente sprovviste. Per realizzare questa autosufficienza, sempre, ripeto, parlo dal punto di vista tecnico-scientifico, è necessario in prima istanza far lavorare gli impianti al limite della capacità installata, consentendo agli stessi di ricevere rifiuti urbani provenienti da altre regioni, con finalità, cito il testo normativo, di progressivo riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il rapporto quindi che presentiamo oggi fornisce tutte le informazioni richieste dalla norma relative al parco impiantistico esistente. Secondo stime che come ISPRA abbiamo effettuato, con riferimento sempre alle quantità trattate nel 2013 dagli impianti di incenerimento e recupero energetico di rifiuti urbani sul territorio nazionale, nell'ipotesi che essi lavorino in base alle quantità autorizzate, ipotizziamo un'ulteriore potenzialità di trattamento pari a oltre 1,4 milioni di tonnellate suddivise tra nord, centro e sud e pari rispettivamente a oltre 1 milione di tonnellate al nord, circa 190.000 al centro e 220.000 al sud. Con riferimento a quanto previsto proprio dall'articolo 35 della legge 164,
che stabilisce il funzionamento degli impianti di incenerimento a saturazione del carico termico, possiamo osservare che si tratta di un parametro funzione sia del potere calorifico inferiore dei rifiuti che della capacità di trattamento orario degli impianti. Questi ultimi fattori, come probabilmente è noto a tutti coloro che sono presenti oggi in questa sala, questi ultimi fattori, dicevo, sono estremamente variabili in funzione della tipologia dei rifiuti trattati. Non è la stessa cosa se si trattano di rifiuti urbani indifferenziati, ovvero CSS o frazione secca, dalle ore di funzionamento dell'impianto, in parte correlato all'età dello stesso, e dalle procedure gestionali, manutenzione ordinarie e straordinarie. Prendendo in considerazione tutte queste variabili, possiamo stimare che la potenzialità di trattamento residua degli impianti esistenti rispetto ai quantitativi autorizzati risulta di circa, appunto, 220.000 tonnellate. Infine, permettetemi di segnalare anche che, sempre con lo scopo di fornire maggiori e più complete informazioni aggiornate ed accessibili, proprio ieri sul sito istituzionale dell'Istituto, consultabile al link www.isprambiente.it, è stato pubblicato il rapporto Rifiuti Speciali, edizione 2014, che contiene i dati relativi al biennio 2011-2012 sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati. Dal rapporto emerge un calo dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e un aumento di quelli pericolosi, numeri ovviamente strettamente legati alla crisi economica che ha investito il Paese negli ultimi anni. In particolare, tra il 2011 e il 2012, la produzione totale di rifiuti speciali registra una flessione del 2,1%, passando da 137,2 milioni di tonnellate a 134,4 milioni di tonnellate. Per i rifiuti speciali, la forma più diffusa di gestione è il recupero di materia, che complessivamente interessa circa 118 milioni di tonnellate, il 94% delle quali sono costituite da rifiuti non pericolosi. L'incenerimento con e senza recupero di energia appare decisamente residuale, interessa infatti solo 856.000 tonnellate, di queste 393.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 463.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi, corrispondenti allo 0,6% del totale gestito. E anche la discarica ha un ruolo secondario, interessando l'8,4% dei rifiuti gestiti nel 2012. Io mi fermo qui come, diciamo, introduzione a questa presentazione. Permettetemi, lo faccio prima di dare la parola e di dare agli altri relatori, di ringraziare ancora una volta i colleghi di ISPRA, in particolare i colleghi del servizio rifiuti, con la dottoressa Laraia che è la dirigente, e poi tutti gli altri colleghi che vedo anche presenti in questa sala, insieme ai colleghi di Federambiente, per questo lavoro e anche per tutto il lavoro fatto in questi ultimi mesi, soprattutto con particolare rilievo alla produzione di questi documenti che sono veramente importanti. E da ultimo, se no, i colleghi del servizio comunicazione, che ringrazio insieme all'ufficio stampa ovviamente dell'ISPRA, mi fanno presente che, ai sensi della normativa sulla privacy, devo comunicare che questo evento viene trasmesso in diretta streaming sulla web television dell'Istituto, e pertanto coloro che non volessero essere ripresi o che non volessero che venisse ripreso e diffuso il loro intervento sono pregati di comunicarlo alla segreteria. Chiudo, ho detto tutto, sì, Attilio. Bene. Detto questo, è con piacere che do la parola al senatore Mauro Libè, consigliere politico del Ministro dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, onorevole Gianluca Galletti. Ma buongiorno a tutti e vi ringrazio prima di tutto per l'invito. L'invito, io, chi mi conosce sa che sono molto pratico, invito fatto al Ministro, poi i due direttori hanno dovuto accontentarsi, voi ancora più di loro. Il Ministro io non lo giustifico con i grandi impegni che ha citato Stefano e che esistono, è che noi viviamo sempre nella situazione o il Ministro sta al Ministero o va a fare tanti convegni. Allora cerca di fare molti convegni e quando deve sacrificare qualcosa sacrifica quelli degli amici. E allora oggi ha detto accontentatevi di Libè e lui ha dovuto fare altre cose. Poi, chi mi conosce, qui ci sono dei miei ex colleghi che continuano a lavorare in Parlamento su questi temi, sanno che come consigliere sono poco politico e su alcuni temi sarò anche un po' più brutale. Vorrei, solo come ringraziamenti rapidissimi, in privato collaboriamo spesso,
ringraziare ISPRA e Federambiente, perché devo dire che su questi temi ISPRA come organismo di ricerca importantissimo vigilato dal Ministero, Federambiente come associazione, però hanno sempre lavorato e abbiamo collaborato con grande equilibrio e oggettività. Devo dire che non c'è mai stato, quando ci siamo trovati, la posizione di uno o dell'altro che prevale, ma abbiamo sempre cercato di ragionare su quello che serve al Paese. E io oggi credo che questo rapporto serva molto al Paese. Mi auguro, lo dico prima anziché dirlo alla fine, che non resti, come sono stati tanti i rapporti preparati da voi, ma anche tanti rapporti preparati da altri, oggetto di discussione o di utilizzo solo per gli addetti ai lavori. Ci sono dei dati che possono far capire a questo Paese come muoverci. Oltretutto, in un settore dove è più facile, e permettetemi, forse sono la minoranza, ma fanno effetto, è più facile urlare alla pancia dei cittadini che lavorare per trovare delle soluzioni. E oggi ci ritroviamo con un'infrazione che noi crediamo, siamo convinti di chiudere, anche perché sono state, non solo per merito di questa guida, ma anche per chi è venuto prima, però sono state avviate tante iniziative che serviranno e ci permetteranno di spiegare all'Europa come stanno le cose. Però il gridare alla pancia della gente ci ha portato ancora oggi a non trovare soluzioni, e i no continuano a farci rimanere come il Paese che ha il più alto utilizzo di discariche, quando l'Europa ha degli obiettivi che sono ben e ben diversi. Dunque, in materia di rifiuti, l'Italia ha bisogno di uno scatto di efficienza, ma anche di assoluta trasparenza, e questo rapporto oggi deve servire proprio come contributo in questa direzione. Un contributo, ripeto, che non deve essere solo tecnico-amministrativo, ma deve essere culturale, e qui c'è tutto per diventarlo. Conoscere, rendere noti a tutti i problemi che ancora si frappongono alla completa attuazione di un ciclo dei rifiuti pienamente moderno in tutte le aree del nostro Paese è importante per tutto il Paese. Non c'è nulla da nascondere, e devo dire che la trasparenza non è una cosa che si scopre oggi. Molti la utilizzano per denigrare il settore, per delegittimare l'avversario, ma penso che in questo settore la trasparenza stia vincendo la propria sfida da tempo. Forse non viene considerata tanto e fa più comodo dire non conosciamo, anzi, purtroppo mi vengono questi slanci a braccio. Però noi facciamo impianti, c'è sempre la guerra sul fare, non fare tutto. Io lo dico brutalmente a tanti ambientalisti seri che ci sono in questo Paese. Noi le cose dobbiamo farle. Devono essere fatte nel modo migliore, perché non è che lo dice il direttore o il presidente di Federambiente o il direttore di ISPRA che vanno fatte bene. La Costituzione tutela la salute e la sicurezza dei cittadini. Dunque facciamole. Ma io dico, perché le associazioni che contestano, i comitati, non chiedono, ogni volta per le imprese sarà un problema, ma chiedono di mettere dei propri tecnici a controllare il ciclo, con delle regole e tutto. Perché le cose capirebbero, forse non vogliono farlo molti, che le cose sono fatte bene. Io mi ricordo che abbiamo fatto degli impianti in Italia 30-40 anni fa, chi ne sa più di me corregga, e erano visitati da tutti i paesi europei. Ancora oggi molti vengono a chiedere a noi supporto in queste cose. Dicevo, oltretutto, conoscere la realtà ci aiuta a comprendere che certa retorica serve proprio a disfare e non a costruire. Una retorica che disegna l'Italia sempre e comunque come fanalino di coda nelle questioni ambientali, e oggi vediamo che questo è sbagliato e è strumentale. Vedete, il sistema Italia deve cambiare. Molti, tantissimi, continuano a dirci dobbiamo imparare dall'Europa. In questo rapporto c'è anche il confronto con l'Europa. Io ho l'impressione che questi che ci ricordano di guardare all'Europa, poi guardano l'Europa col binocolo, ma basterebbe guardare quello che c'è scritto qua, se vogliamo copiare,
io credo che l'Italia abbia delle eccellenze che può fare ancora meglio che copiare, però qua si certifica che in Europa quello che per noi è ancora un problema è da tempo un'opportunità. Il rapporto che viene presentato oggi mostra sicuramente un paese che ha delle carenze e dei limiti. Primo fra tutto è attuale quello della mole di rifiuti che sono ancora conferiti in discarica, ma ha anche questo paese aree di efficienza superiore alla media europea e standard che sono in taluni settori, io dico in tanti settori, ben superiori a quello che viene richiesto dall'Europa. All'indomani del clamore per l'infrazione UE sulle discariche, e su questo, come dicevo prima, il Ministro, il Ministero hanno le risposte e spiegheremo bene quali sono gli interventi di risanamento e bonifica a Bruxelles, sembra però, dicevo, significativo citare alcuni fatti che ci devono aiutare ad avere un quadro più completo della realtà italiana. In primo luogo l'Europa e l'Italia stanno sostenendo una politica di riduzione dei rifiuti. Forse noi lo stiamo facendo più lentamente rispetto all'Europa. Il rifiuto smaltito meglio, si dice, è il rifiuto che non viene prodotto, è vero. Ebbene, l'ultimo dato complessivo, che è del 2012, recita che fra i grandi paesi europei l'Italia, insieme alla Spagna, è quello che ha ridotto maggiormente la produzione di rifiuti urbani rispetto all'anno precedente. Ci saranno implicazioni anche di crisi economica, ci sono tante le motivazioni. Però il dato è questo, un dato che racconta un'Italia diversa, più europea di tanti altri partner comunitari che hanno fama ambientale migliore della nostra. È quello che riguarda la produzione pro capite, che da questo studio si evince molto bene nel triennio dal 2010 al 2012. Anche in questo caso l'Italia si pone nella parte virtuosa della classifica fra i grandi paesi europei, avendo una produzione di rifiuti urbani pro capite ben inferiore ad esempio di quella di paesi che sono considerati riferimento come i tedeschi, gli olandesi, i danesi, i finlandesi. Io cito principalmente gli ultimi tre perché sono considerati sempre all'avanguardia anche sulle tematiche ambientali oltre a quelle sanitarie, del welfare e tutto. Sono paesi che chiedono oltretutto i nostri rifiuti, e lo metto tra parentesi perché è una battuta un po' polemica ma reale. Siamo insomma un paese che ha compreso meglio di altri l'esigenza di ridurre il carico dei rifiuti, forse aiutato in questo dalla crisi, come dicevo prima, che ci ha fatto riscoprire la parsimonia e il riuso domestico. Non altrettanto bene si può dire per quanto riguarda la destinazione dei nostri rifiuti. Come accennavo in apertura, siamo il fanalino di coda fra i grandi paesi europei per quel che concerne i rifiuti smaltiti ancora in discarica. Quel dato ci mette purtroppo nel gruppo dei paesi meno avanzati, anche se in cospicua compagnia, e in passato ci ha aperto la porta a quelle procedure di infrazione che sono arrivate in questi giorni. Come dicevamo, la procedura di infrazione contiamo di risolverla perché abbiamo messo in sicurezza e bonificato la quasi totalità delle migliaia di discariche abusive che venivano segnalate, ma il nostro obiettivo è quello di diventare più europei e di arrivare naturalmente alla riduzione, non dico all'azzeramento come chiede l'Europa, ma alla riduzione più ampia possibile delle discariche. È ovvio che in questo processo di eliminazione progressiva delle discariche, a fianco della raccolta differenziata che ribadisco deve essere una priorità, resta l'obiettivo principale perché serve a ridurre la produzione dei rifiuti, serve a recuperare materie prime e dunque ha un ruolo importantissimo, ma in questo ha un ruolo anche la termovalorizzazione che deve essere ovviamente utilizzata anche per fare business, ma più che altro per risolvere le criticità dove non arriviamo con altri sistemi. Purtroppo in questo paese queste criticità sono ancora tante. Sempre per restare alla questione europea, i dati europei in questo campo, quello della termovalorizzazione, sono indicativi. Ci sono paesi che non hanno più bisogno delle discariche, Germania, Olanda, Danimarca, e sono i paesi che hanno fatto maggior ricorso alla termovalorizzazione e dove però, bisogna ricordarlo, più alte sono le percentuali di riciclaggio, di riuso e di compostaggio. In Italia, da questo punto di vista, si può fare, anzi dico si deve fare ancora moltissimo. I dati
europei dicono che l'Italia tratta attraverso la termovalorizzazione meno di un terzo dei rifiuti rispetto alla Germania, meno alla metà rispetto alla Francia e più o meno la stessa quantità dell'Olanda, che è un quarto degli abitanti dell'Italia. Ribadisco, per non essere frainteso, noi dobbiamo spingere su tutte le altre pratiche. Ma guardate, una cosa vorrei dire: il riuso, riutilizzo è una pratica importantissima, ma ha bisogno della collaborazione di tutti. I cittadini fanno ancora oggi fatica a capire, non dico il funzionamento, anche il funzionamento, perché la mia città, non la cito, ma potete vederla, ha cambiato il sistema di raccolta o di contabilizzazione, di bollettazione dei rifiuti, non so quante volte, ma ogni 6 mesi, un anno. E non dico 6 mesi, un anno per dire un dato a caso, ogni 6 mesi, un anno. Pensate, un cittadino, specialmente un cittadino anziano, un cittadino che ha tantissimi impegni e fa fatica a seguire con semplicità queste cose, come si trova? Dunque abbiamo bisogno di abbattere, di rendere stabile un sistema che permetta alla gente di farlo diventare un modo quotidiano di affrontare il tema dei rifiuti. Un'altra questione, la dislocazione geografica di questi impianti. Cioè, noi abbiamo il nord molta termovalorizzazione e poche discariche, a sud pochissima termovalorizzazione e troppe discariche. E la politica del no, quella del no a prescindere, non ci permette di risolvere questa situazione. Io credo, l'ho sempre pensato, che il sistema deve prevedere, passatemi un termine, una soluzione che ci porta al giusto mezzo. Cioè, come sull'energia, non è tutto buono quello che è prodotto con una tecnologia o tutto buono quello con l'altra, ma si è arrivati all'idea di quel famoso mix energetico, e questo deve valere anche nel sistema dei rifiuti, che oltretutto si interseca molto con la questione energetica. Salto un po' di cose, però Stefano parlava dello Sblocca Italia. Beh, nello Sblocca Italia ci sono una serie di norme in tanti campi che puntano a riequilibrare anche questo gap tra aree diverse del paese per quanto riguarda la questione impiantistica del trattamento dei rifiuti. Dunque, però, nel frattempo, qual è stata la cosa? A me sembra banale a tanti. In commissione ne hanno discusso in modo molto, molto costruttivo. Quella che almeno facciamo funzionare a pieno regime gli impianti che ci sono. Io trovo tanti no. Un no, per esempio, durissimo dall'unica regione al nord che non ha oltretutto termovalorizzatori. Però il no è supportato da conoscenza tecnologica, poi parleranno degli esperti. A me hanno sempre insegnato che un impianto inquina meno e è più efficiente se funziona a pieno regime e in modo, come posso dire, non equilibrato, è continuo. Noi abbiamo degli impianti, cito Torino, che con 400 e passa mila tonnellate autorizzate ne brucia 100.000 o poco di più di 100.000. Dove, anche qui non faccio nomi, ma un'istituzione ti chiede: abbiamo bisogno dei rifiuti, e l'altra istituzione dice: no, i rifiuti non potete portarli. Bisogna anche che ci mettiamo un po' d'accordo su come gestire questa questione. Parlando di economicità, vorrei dire un'altra cosa, lo dico principalmente agli autorevoli rappresentanti politici. Io credo che si debba anche valutare come spostare il sistema delle compensazioni. Cioè, oggi i cittadini che non si accorgono, quelli che vivono vicino o si vedono nascere un impianto di qualunque tipo e poi vedono o leggono che ci sono tante compensazioni e finiscono nei bilanci dei comuni, che oggi la politica è sentita lontana. Allora, trovare un sistema un po' più francese, dove permette a chi vive vicino agli impianti di avere un ritorno diretto, butto sulla bolletta, sulla tariffa, su quello che si ritiene, però credo che sia un tema che debba essere affrontato, perché ci permetterebbe anche di confrontarci senza pregiudizi ideologici e lavorando sulle questioni concrete. Poi è ovvio che i comuni dovranno avere una loro parte, ma ci sono dei comuni all'interno di Ato, e per non
Per non parlare male di altri, parlo della mia provincia che ha distanze di 25-30 km dall'impianto, si prendono tranquillamente le compensazioni avendone solo i benefici. Questa è una valutazione non per l'ente comune, ma da fare per rispetto ai cittadini. Dunque, io credo che oggi stiamo imboccando la strada giusta. La stiamo imboccando noi, ma l'hanno imboccata anche quelli che hanno lavorato prima di noi. È difficile, non è facile, ma in questo paese ci sono ancora oggi, anzi ancora oggi, ancora di più oggi, tante aree di eccellenza delle quali dovremmo imparare. In Campania c'è un grande disastro, ma ci sono anche aree dove la gestione dei rifiuti funziona in modo molto, molto europeo. Stiamo facendo tutto un lavoro che deve portarci a riuscire in questa sfida. Lo chiediamo la collaborazione di tutti, i livelli istituzionali e delle imprese, dei cittadini, delle associazioni, del mondo ambientalista, che è importantissimo in questo campo, perché siamo convinti che la corretta gestione dei rifiuti è una conquista per tutti, non solo per qualcuno, è un'opportunità di sviluppo, è già stato detto, è una necessità per far vivere bene non l'ambiente, altra valutazione personale, ma l'uomo che è dentro in quell'ambiente. L'uomo ci tiene a vivere bene, ma non vuole fare passi indietro rispetto alle sfide, ai vantaggi che ha raggiunto. Dunque bisogna aiutare, incentivare e sostenere le filiere virtuose in questo campo. E io vorrei chiudere ancora sulla questione delle infrazioni, perché non solo su quelle dei rifiuti, tutte le infrazioni che noi abbiamo subito in ogni campo, perché ieri c'era un ricorso sulle quote latte, abbiamo subito di tutto in questo paese, sono state dettate dalla poca volontà di collaborare per risolvere i problemi, confrontarsi, conoscere, grazie a questi rapporti, condividere e decidere, perché bisogna decidere per evitare di finire sistematicamente nelle maglie di queste infrazioni. Qui ho visto ex colleghi, Braga, Mariana, Dalì, abbiamo lavorato tantissime volte per costruire e devo dire, lo voglio dire alle aziende, in Parlamento ci sono tantissimi parlamentari che lavorano con questo obiettivo, non può essere lasciato spazio a quei pochi che lavorano solo per distruggere, perché noi abbiamo in Italia delle grandissime eccellenze tecnologiche che possono sfidare non solo l'Europa, ma sfidare tutto il mondo. E molte volte in giro per il mondo invece troviamo altri, perché il sistema Italia non è affinato al massimo. Ecco, queste eccellenze, anche in questo campo, noi dobbiamo utilizzarle per migliorare questo paese, per migliorare tutti noi. Grazie. Bene, ringrazio il senatore Libè per questo intervento e lo prego anche di ringraziare il ministro per l'attenzione che dedica a questi temi anche all'istituto. Adesso passiamo alla presentazione del rapporto 2014, si alterneranno prima Rosanna Laraia, che è dirigente del servizio rifiuti di Ispra, e poi Gianluca Cencia, che è il direttore generale di Federambiente. Ringrazio tutti e due, si tratta di persone che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, perché si tratta di amici e persone non solo competenti e conosciute, ma che insieme a questa competenza riconosciuta uniscono anche una passione non molto sana, devo dire, come me del resto, per questo tema. Grazie, Rosanna, a te. Sì, grazie, io non riesco a metterla, forse perché c'è la tua, e allora ne approfitto intanto per fare un ringraziamento. Se oggi siamo qui e presentiamo questo lavoro con Federambiente, ora ci divideremo equamente la presentazione dei dati tecnici, li dividerò con il direttore di Federambiente Gianluca Cencia. Io però comincio con i ringraziamenti ai miei collaboratori, non li cito tutti, ma sento di dover citare Irma Lupica, Lucia Muto e Gabriella Ragù.
cominciamo. Molte delle di quello che è stato detto verrà un po' ripetuto, se volete, per quanto riguarda il contesto di riferimento. Intanto cominciamo col dire che questo è un rapporto che nasce dalla collaborazione con Federambiente e anche rispetto a tutti i rapporti che ISPRA, che ha questo compito istituzionale importante di contabilità, cioè di assicurare la contabilità dei rifiuti sia urbani che speciali, è un po' particolare perché nasce con un'indagine fatta ad hoc con un questionario. Un questionario, quindi, un questionario che è stato inviato ai 45 impianti che abbiamo censito e anche presentato nel rapporto rifiuti urbani di luglio, e con un questionario che raccoglie una serie di informazioni che sono informazioni di carattere generale, informazioni tecniche, dati di esercizio e dati economici. Quindi è un rapporto tematico, un focus su un settore, quindi un po' diverso dagli altri rapporti nei quali noi praticamente non forniamo delle informazioni di carattere tecnico, oppure le forniamo ma non in maniera così approfondita. Nell'indagine, siccome dobbiamo dire tutto, io sono abituata, avevamo chiesto anche dei dati economici, ci dobbiamo migliorare, speriamo l'anno prossimo di stare qui a parlare ancora dell'aggiornamento di questo rapporto, perché non vengono presentati, in quanto abbiamo avuto un'adesione, diciamo, convinta di tutti gli operatori, quindi le risposte ci sono state tutte da parte di tutti gli operatori, però sui dati economici abbiamo avuto poche risposte, per cui non sono state elaborate. Ci ripromettiamo di farlo col prossimo rapporto. Informazioni generali, vado rapidamente: localizzazione, proprietario, gestore, comuni, abitanti serviti, tutte queste informazioni le trovate nelle schede allegate al rapporto, tutti i dati di esercizio, quindi a partire dalla tipologia dei rifiuti trattati, dalla tipologia di energia prodotta elettrica, termica, e poi tutte le emissioni degli impianti, emissioni gassose, produzione di reflui, produzione di residui, poi tutte le informazioni di carattere più tecnico, quindi la capacità di trattamento, il potere calorifico medio dei rifiuti, le ore di funzionamento, le tecnologie di trattamento, le modalità di recupero, i sistemi sui quali che saranno approfonditi soprattutto da Gianluca Cencia, e valori limite di emissione, però qualcosa bisogna dire qui, e monitoraggio delle emissioni. Allora, sui valori limite di emissione noi esponiamo tutti i dati degli atti autorizzativi. Allora io continuo sul discorso, prima si parlava delle eccellenze del sistema tecnologico italiano. Noi dobbiamo dire che dall'indagine risulta che i nostri impianti sono perfettamente adeguati alle migliori tecniche disponibili, cioè quelle che fanno riferimento al decreto 29 gennaio 2007 sulle BAT. I limiti, anche se 17 impianti sono già autorizzati come impianti di recupero energetico e quindi non come impianti di incenerimento, rispettano tutti i limiti degli impianti di incenerimento, e negli atti autorizzativi i limiti prescritti sono più bassi di quelli che la recente normativa, stiamo parlando del decreto legislativo 46/2014, ha recepito la direttiva 2010/75, quindi, e che addirittura gli impianti si dovrebbero adeguare al 1 gennaio 2016. Quindi noi dobbiamo dare informazione corretta, un messaggio importante del fatto che il nostro sistema tecnologico è un sistema avanzato, adeguato anche alle migliori tecniche e anche a quei limiti che entreranno in vigore successivamente. Qual è la struttura del rapporto? Il rapporto è strutturato, noi abbiamo cercato con il rapporto tematico di fare una situazione, cioè di descrivere tutta la situazione generale, a partire dai numeri del sistema, del contesto europeo e nazionale, per approfondire, qui ne parlerà sicuramente Gianluca, il quadro normativo anche di riferimento, perché è importante per gli operatori, ma in generale per le istituzioni, ma anche per il pubblico, conoscere qual è la normativa di riferimento a partire appunto dall'ultimo decreto, per arrivare al sistema degli incentivi, per parlare anche dello Sblocca Italia e per concludere
concludere anche sulle norme, per esempio sul combustibile solido secondario, sia quello rifiuto sia quello che invece noi come unico decreto nazionale sull'end of waste abbiamo fatto. Veniamo un po' di dati, li ho sentiti dire, ve li faccio vedere, cercherò di essere più breve, però occorre forse qualche volta soffermarsi sul contesto di riferimento. Allora, questi sono i dati dell'anno 2012. Intanto diciamo una cosa, che l'Italia ha il sistema più avanzato di contabilità di rifiuti, e siccome anche ieri ci è toccato come ISPRA, scusate lo sfogo, di rispondere a un'interrogazione parlamentare che ci chiedeva del perché non avevamo pubblicato i dati, io mi sento di dire che veramente l'informazione non passa. Siamo l'unico paese ad avere i dati dei rifiuti urbani 2013, e anche sugli speciali i nostri dati non sono dati stimati, la maggior parte dei paesi hanno dati stimati, i nostri sono dati censiti, cioè ogni impianto ci fornisce le informazioni e quindi non abbiamo stime in questo settore. Allora, così luci ed ombre, quello che noi diciamo dell'Italia è corretto. Allora, nell'Europa 28 è vero, l'incenerimento è il 24%, la discarica è il 33%, il riciclaggio è il 28%, il compostaggio è il 15%. Se poi andiamo a fare una valutazione, io sempre cerco di fare una valutazione con l'Europa 15 perché è più corretta, perché i nuovi stati membri diciamo sono entrati dal 2004 in poi, chiaramente non c'erano già delle direttive, si devono adeguare, quindi è logico fare delle valutazioni sull'Europa 15, e allora lì ancora il divario è più evidente, perché l'incenerimento è il 27%, la discarica è il 27% e 29% del riciclaggio e 16% del compostaggio. Come è messa l'Italia? E beh, qui nel 2012, perché dobbiamo rendere omogenei i dati, quindi nel 2013 miglioriamo, nel 2012 il 41% ancora rappresenta la discarica, quindi l'opzione maggiormente praticata, come è stato ampiamente detto. L'incenerimento è il 19%, per quanto riguarda il riciclaggio non siamo molto indietro rispetto neanche alla norma europea. Quello che veramente ci penalizza è lo smaltimento in discarica. Qui abbiamo fatto, non c'è sul rapporto sul rapporto di Eurostat, questa è una nostra elaborazione per far vedere, l'abbiamo fatta proprio rovesciando, mettendo l'incenerimento, per far capire, di solito giustamente con la gerarchia, quindi per carità, ma noi volevamo focalizzare sull'incenerimento perché volevamo dare questo messaggio. Allora capite che il pro capite di incenerimento nell'Europa 28 è 113 kg abitante per anno, ma se andiamo al 15 è 140 kg abitante per anno e 12 per i nuovi stati membri, noi siamo a 86 kg abitante per anno. Ma ancora diciamo, possiamo dire che in termini quantitativi, se noi consideriamo che oltre 57 milioni di tonnellate vengono incenerite annualmente nel 2012 in Europa, due nazioni che sono la Germania e la Francia da sole inceneriscono il 50% dei rifiuti. Però sono anche la Germania soprattutto quella più avanzata, ve lo vedete prima, il 65% di riciclaggio. Questo per continuare su quello che finora abbiamo detto. Vado veloce sulla produzione dei rifiuti in Italia, sappiamo che diminuisce, purtroppo qualcosa in più la dobbiamo fare sulla prevenzione, perché è vero che diminuisce, ma diminuisce correlata soprattutto agli indicatori socio-economici, alla crisi dei consumi e anche al PIL, e forse qualche sforzo in più dobbiamo fare sulla prevenzione. Rispondiamo molto bene in termini di raccolta differenziata, e questo vuol dire non raccolta differenziata da sola, ma vuol dire riciclaggio, e l'abbiamo visto anche dai dati che ho mostrato. Con Italia che viaggia a diverse velocità, sì, ma non completamente, con realtà territoriali molto differenti. Per esempio il Veneto e il Trentino Alto Adige già hanno 65% di raccolta differenziata. Questi valori non si hanno in Europa, non ci sono. Cioè, noi dobbiamo guardare le realtà specifiche. Poi è chiaro che io non posso non citare la Sicilia, dove abbiamo il 13% di raccolta differenziata e il 93% di smaltimento in discarica. Questa è la gestione dei rifiuti urbani 2013, ancora il 37% finisce in discarica.
e il 18 viene incenerito. Veniamo all'incenerimento. Allora, quanti impianti? 45. Anche qui la localizzazione 28 al nord, 9 al centro e 8 al sud. La capacità complessiva di trattamento, il direttore ne ha parlato dell'ISPRA, perché è molto importante, di supporto anche al decreto Sblocca Italia, di 7.261.000 tonnellate. Con questa distribuzione, vedete, oltre 5 milioni sono chiaramente al nord. Il carico termico è 3.045.000, la potenza elettrica installata 847.000. Gli impianti di incenerimento, vedete, non c'è una progressione, cioè questo è importante, cioè forse sono pure diminuiti nel corso dell'anno. Giustamente si diceva che già dagli anni 60 noi avevamo degli impianti di incenerimento in Italia, ma il nostro parco impiantistico si è man mano evoluto in termini tecnologici, non è aumentato in termini numerici. Infatti se vedete, appunto nel 2013 abbiamo 45 impianti. La distribuzione è 62% al nord, il 20% al centro e il 18% al sud. L'età del parco impianti. Allora, rispetto al rapporto sul recupero energetico, questa è una slide un po' diversa. Cioè, nel rapporto noi abbiamo fatto con l'anno del primo avviamento. Lì abbiamo censito per esempio 9 impianti che addirittura appunto risalgono solamente 1980, agli anni 60-70, 9 impianti 20%. Io qui ho voluto evidenziare invece il revamping, quindi per dare un'informazione più corretta, altrimenti potrebbe passare che abbiamo un parco impiantistico non adeguato, invece prima vi ho detto proprio delle eccellenze che noi abbiamo. Quindi il 47% degli impianti è proprio costruito dal 2000 al 2000, oppure ha subito revamping, voglio dire, ci poteva stare anche prima. Dal 2000 al 2005, il 31% dal 2006 al 2010 e il 9% sono quelli più vecchi, che l'ultimo adeguamento è nel 99, però il 13% sono gli impianti dell'ultimo triennio, e ne abbiamo 3 del 2013 che appunto sono Torino, Parma e Bolzano. Sì, Bolzano, che ha sostituito un vecchio impianto, cioè a Bolzano c'era, ha chiuso un vecchio impianto e si è aperto uno nuovo. Questa è la distribuzione invece per taglia. Allora, anche qui l'informazione, ce ne abbiamo molti di taglia piccola, se volete, 21 impianti con, in termini di capacità di trattamento, tonnellate giorno, tra 100 e 300 tonnellate giorno. Poi ne abbiamo 15 tra 300 e 600, però 4 sono appunto sopra le 1200 tonnellate al giorno, e solo questi 4 impianti hanno una capacità complessiva del 34,5%, coprono il fabbisogno per il 34,5%. Questi 4 impianti sono Torino, Acerra, Brescia e Milano. Per quanto riguarda invece il carico termico, anche qui, come vedete, 21 la taglia tra 20 e 50 megawatt a 21 impianti, 13 tra 50 e 100 e 6 sopra i 100. La distribuzione per tecnologia. Allora, come tecnologia, diciamo subito, abbiamo 3 tipologie di tecnologie: la griglia, il elettrofluido, il tamburo rotante. Un gasificatore c'era, si era aperto a Roma nel 2009, è stato chiuso, quindi non è tra quelli censiti, perché a quei 45 impianti va detto che 3 sono stati chiusi definitivamente, 7 invece attualmente sono non operativi. Non sappiamo se verranno poi riavvivati, alcuni pensiamo di no, perché non sono previsti neanche più nella pianificazione territoriale. Comunque la tipologia impiantistica più diffusa, ma anche perché è quella più adeguata, più flessibile, però non entriamo in questioni tecniche, scusate, l'87% rappresentato per capacità di trattamento dalla griglia mobile, l'11% dal letto fluido e il 2% dal tamburo rotante. In realtà tamburo rotante abbiamo un solo impianto, 37 sono gli impianti a griglia,
7 sono gli impianti a letto fluido, un solo a tamburo rotante, però abbiamo 4 linee perché su 2 impianti, Melfi e Macchiareddo, abbiamo delle linee a tamburo rotante che però sono in realtà deputate al trattamento dei rifiuti speciali. Per quanto riguarda i rifiuti trattati, bene, noi abbiamo trattato nel 2013 5.813.000 tonnellate. Di questi 5.813.000 tonnellate, 2.500.000 sono i rifiuti urbani indifferenziati. La frazione secca è 1.783.000 tonnellate, il combustibile solido secondario trattato da questi impianti è oltre 1.000.000 di tonnellate. Poi abbiamo 417.000 tonnellate di rifiuti speciali, compresi i rifiuti sanitari e le biomasse. I rifiuti urbani indifferenziati rappresentano il 43%, il 31% la frazione secca, il 19% il combustibile solido secondario, il 7% gli altri rifiuti speciali. Il potere calorifico medio, perché questo è importante anche per rispondere al discorso dell'esigenza e delle informazioni da fornire per la legge Sblocca Italia, è di 12,6 megajoule chilogrammo. Questa slide io l'ho voluta costruire per dimostrare quello che è stato detto poco prima dai relatori che mi hanno preceduto, cioè che non è vero assolutamente che chi a livello nazionale ha la più alta percentuale di incenerimento e poi questo va a disincentivare il riciclaggio. Quello che invece colpisce è la riduzione drastica dello smaltimento in discarica. Allora ho voluto mettere da una parte la percentuale di raccolta differenziata, dall'altra la percentuale dei rifiuti inceneriti e poi lo smaltito in discarica. Allora, non abbiamo il tempo, però sarebbero da valutare attentamente queste informazioni, perché prendiamo quindi due regioni, il top e purtroppo chi è ultimo in classifica. Allora, la Lombardia ha una raccolta differenziata superiore al 53%, incenerisce il 46% dei rifiuti prodotti nella regione, smaltisce in discarica il 6%, quindi ha delle medie del tutto confrontabili con quelle delle più avanzate realtà europee. E poi dobbiamo dire purtroppo che là, come potete vedere dai colori, la Sicilia è chiara per quanto riguarda la raccolta differenziata, altrettanto perché non incenerisce nulla, però 93% di rifiuti in discarica, quindi è la più scura per quanto riguarda lo smaltimento in discarica. Rifiuti trattati solo gli urbani 5.396.000, quindi abbiamo preso solo gli urbani, quindi tolti gli speciali, con un trend di crescita di 800.000 tonnellate circa dal 2009. La distribuzione è il 70% a nord, abbiamo fatto l'esempio prima della Lombardia, ma anche l'Emilia Romagna, va detto, incenerisce oltre il 33%. Poi la discarica è un po' alta perché dobbiamo anche dire che quella è un po' forzata, perché poi si riceve da fuori regione, l'Emilia Romagna riceve rifiuti e smaltisce in discarica da fuori regione, quindi non era così colorata come la Lombardia. L'evoluzione del recupero energetico. Allora, tutti gli impianti, l'ha detto il direttore dell'ISPRA, sono dotati di recupero energetico. Vedete, si è azzerato nel corso degli anni quelli che non lo erano. 13 fanno recupero elettrico e termico, 32 recupero elettrico. Il trend di produzione di energia si è innalzato rispetto al 2009, il 32% di più di energia elettrica e il 56% di più di energia termica. È chiaro che in un paese come il nostro, anche caratterizzato dal nostro clima, è chiaro che noi privilegiamo il recupero elettrico, perché l'energia termica è prodotta soprattutto da schemi di funzionamento cogenerativo, si fa soprattutto al nord tranne un impianto in Toscana, quindi sono 13 e uno solo in Toscana. Veniamo all'ultimo e concludo per passare la parola a Gianluca. Anche abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sulla produzione dei rifiuti, dei rifiuti da questi impianti che devono essere gestiti. Allora, le scorie, che per il 94% sono rifiuti non pericolosi,
sono 993.000 tonnellate, le ceneri, che sono rifiuti pericolosi, sono circa 390.000 tonnellate. Allora, vanno a recupero le scorie per l'82%, quindi l'82% delle scorie vanno a recupero, 18% a smaltimento. Per le ceneri vanno per lo più a smaltimento l'87%, vanno soprattutto in discarica per rifiuti non pericolosi previa inertizzazione, soprattutto in matrice cementizia, però abbiamo anche un 13% a recupero e dobbiamo, e qui concludo, dire che ci sono delle tecnologie che stanno mettendo a punto anche nel nostro paese, questo va detto, anche un'altra eccellenza del nostro paese, per il recupero anche delle ceneri. Quindi noi ci aspettiamo una buona evoluzione anche da questo punto di vista. Grazie e passo la parola a Gianni Cacinelli. Grazie a Rosanna che ha, diciamo, sta condividendo con me la presentazione del rapporto. Anche io ovviamente, prima di iniziare con la seconda parte di approfondimento sul tema del trattamento dei fumi e su altre parti del rapporto, permettetemi di ringraziare appunto coloro che hanno collaborato e lavorato a questo rapporto, ovviamente oltre alla dottoressa Daraia, l'ingegner Cipriano che ha coordinato, ripeto, insieme alla Daraia il lavoro, e tutti coloro del servizio tecnico comunicazione di Federambiente, quindi il dottor Riccardo Viselli, Mauro Antonioli, Pietro Strambabadiale e così via. Un ringraziamento lo faccio anche a Pasquale De Stefanis e Vito Iabboni, con i quali abbiamo condiviso le tre edizioni precedenti del rapporto che veniva fatto insieme ad Enea e che in qualche modo con i quali abbiamo anche costruito questo modello, che poi è stato ovviamente sviluppato, potenziato e che oggi vedete in questa collaborazione con ISPRA. Una collaborazione che come federazione ci rende particolarmente orgogliosi, vista il ruolo autorevole istituzionale che ovviamente ISPRA oggi ha, e quindi questa collaborazione come associazione per noi è motivo di particolare orgoglio. Un rapporto sul recupero energetico così importante, addirittura questa notte a mezzanotte è stato anticipato da un importante quotidiano nazionale su un sito dicendo riusciamo ad anticipare il rapporto che verrà presentato domani, cioè bastava aspettare poche ore, anche perché quello pubblicato non so dove l'hanno intercettato, gli manca anche qualche pezzetto, ma insomma questo per dire che dopo questa presentazione ovviamente, come abbiamo sempre fatto, metteremo sul sito di Federambiente, ovviamente sul sito di ISPRA il rapporto, e potrà essere, questo sì, quello buono, quello vero, scaricato a partire da oggi. I punti ulteriori rispetto alla presentazione che è stata fatta dalla dottoressa Laraia, e che secondo me sono elementi di particolare interesse del rapporto, è l'essere un rapporto che non fornisce esclusivamente una fotografia tecnica di quello che è il quadro impiantistico nazionale, ma anche un punto di riferimento sui principali temi di carattere normativo che oggi caratterizzano il sistema di recupero energetico dei rifiuti. Un quadro di riferimento normativo che ovviamente parte da quello che è il quadro complessivo, dalle emissioni fino ad arrivare all'articolo 35 dello Sblocca Italia, ma anche alcuni elementi di particolare interesse e anche particolarmente aggiornati, a cominciare dall'efficienza del recupero, quindi il tema dell'R1, fino ad arrivare ai sistemi che oggi caratterizzano il modello incentivante, che è un tema di grande dibattito e discussione a livello nazionale, fino all'emission trading e da ultimo appunto la classificazione sul CSS. Sui primi due punti citati, il rapporto ovviamente dà conto di quello che è l'ultimo, novità normativa, quindi la legge di conversione del DL Sblocca Italia e anche l'articolo, ed in particolare l'articolo 35, ma permettetemi di dire anche qui con particolare orgoglio come sistema nazionale, mi collego a quanto diceva la dottoressa Laraia prima, su un quadro nazionale autorevole e che è riconosciuto esserlo anche a livello europeo, e qui devo dare atto anche al Ministero dell'Ambiente di aver svolto una grande azione a sostegno di una posizione nazionale
dà conto il rapporto anche dell'ultima decisione di poco più di 2 settimane fa del TAC meeting del 17 novembre, in cui finalmente dopo 5-6 anni, vado a memoria, è stata finalmente trovata un accordo a livello europeo sulla formula, sul fattore climatico della formula R1, che consente anche di dare certezza rispetto al quadro sul recupero energetico. E questo, diciamo, visto il lavoro che come federazione abbiamo fatto e il Ministero dell'Ambiente di ISPRA in primo luogo, anche questo permettetemi di dire è un grande successo per il sistema complessivo nazionale italiano. Avendo chiuso l'accordo con un fattore climatico pari a massimo pari a 1,25 per gli impianti operativi autorizzati entro il 1 settembre 2015, attendere 1,12 per gli impianti dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1, ma a partire dal 31 dicembre 2029. E quindi penso che per il sistema nazionale sia un elemento importante. A livello europeo, con questa decisione del fattore climatico, 37 impianti di quelli classificati, diciamo, nel complesso degli impianti classificati come D10, quindi il 34%, diventano impianti classificati come R1 e quindi come recupero. E quindi anche il rapporto, diciamo, è aggiornato, come vedete, dall'ultima riunione di poco più di 2 settimane fa. Lo diceva la dottoressa Raia, gli impianti operativi sono 45, dove per operativi sono quelli che hanno operato appunto nel 2013, a fronte di un quadro di un parco impiantistico un po' più elevato, risultano 10 impianti non operativi e abbiamo visto nel corso del 2013 2 impianti nuovi e una sostituzione di un vecchio nuovo impianto, che nel caso appunto dell'impianto di Bolzano sostituito da un nuovo impianto. Le apparecchiature, il trattamento termico ovviamente prevale in modo abbastanza, diciamo, evidente il sistema a griglia, e sia come numero di impianti sia rispetto come numero di linee, 84,1% come numero di linee. Il recupero energetico, anche qui è un elemento importante che poi vedremo anche l'evoluzione, non abbiamo oggi impianti in Italia che non abbiano recupero energetico e ovviamente recupero, e una parte di questi anche recupero termico. Sui 45 impianti, 32 recupero energetico e 13 sia termico sia elettrico. Se vediamo come in termini di capacità, il 36% degli impianti ha oggi sistema di recupero sia termico sia elettrico, e uno dei più grandi impianti italiani, l'impianto di Brescia, di fatto è quasi la metà di quel valore legato alla capacità di trattamento, e quindi da solo occupa quasi la metà di quello che è il valore elettrico e termico del quadro complessivo sul recupero. Il trattamento dei fumi, anche qui ha subito un'evoluzione impiantistica e un'efficienza nel corso degli anni che poi presenteremo. Sostanzialmente nella depolverazione vengono utilizzati filtri elettrostatici, filtri a maniche e cicloni. Nella neutralizzazione dei gas acidi abbiamo un sistema che da secco a semisecco, umido, ma comincia ad essere importante il sistema multistadio, quindi di norma è di fatto un sistema secco umido. La riduzione degli ossidi di azoto, sostanzialmente i due sistemi, quindi riduzione selettiva non catalitica e catalitica, e la rimozione dei microinquinanti, carboni attivi, e anche qui con un sistema catalitico. Sui gas acidi, lo dicevamo in precedenza, se andiamo a vedere i dati, oggi quasi il 50% degli impianti ha un sistema di neutralizzazione a secco. Per capacità di trattamento sale ancora di più questa percentuale, arrivando sostanzialmente quasi al 58,4% nel sistema a secco, con una presenza, un sistema multistadio che per numero di linee è pari al 42%, ma per capacità di trattamento scende al 30,2%. È interessante vedere l'evoluzione da quando si è partiti con un'analisi, diciamo, più in dettaglio del sistema impiantistico. La crescita in modo significativo del sistema secco e al tempo stesso del sistema multistadio, che come vedete a partire dal 2004-2005 ha di fatto è cresciuto in modo anche lì importante, con una riduzione altrettanto significativa del sistema ad umido. Il controllo degli ossidi di azoto, anche qui nella doppia sistema, sia non catalitico che catalitico, ha oggi in termini di
numero di linee, 42 linee su 88 il non catalitico, mentre invece il catalitico di 19 impianti e quindi 31 linee di trattamento, però con una capacità del 44%. Abbiamo anche 14 linee in sistema combinato catalitico e non catalitico che sono pari a circa il 24%. Lo vediamo meglio in questa slide con il sistema appunto per numero di linee sul catalitico che è pari al 35.2% e il non catalitico 47.7%. Per capacità di trattamento invece in modo significativo vedete la prevalenza del sistema catalitico con oltre il 44%. Gli impianti, ne viene dato conto ma vado veloce visto diciamo i tempi e l'argomento, hanno sofisticati sistemi di monitoraggio degli inquinanti e di questi nel rapporto ne viene dato particolare evidenza sia sulla modalità di monitoraggio sia sugli inquinanti, quindi sia sul monitoraggio in continuo che come vedete dalle polveri al monossido NOx fino ad arrivare appunto all'ammoniaca e al campionamento periodico e successiva rilevazione analitica per una serie di altri inquinanti, l'ipoclorito di benzo di uranio, gli idrocarburi policiclici aromatici e così via, che sono tutti indicati e poi esplicitati nell'ambito appunto delle tabelle finali. Anche qui per tutti i microinquinanti organici ed inorganici rispetto a quella che è la normativa vigente assistiamo che gli impianti oggi hanno un sistema di rilevamento, direi che oltre ad essere particolarmente efficace è un sistema di rilevamento che viene messo a disposizione trasparentemente ed è questo uno degli elementi che caratterizza in modo particolare anche le ultime installazioni e questo è un elemento, ripeto, importante di garanzia rispetto alla trasparenza, rispetto appunto all'essere un servizio che deve avere in primo luogo un'attenzione a quello che è il territorio, a quelli che sono gli utenti di questo servizio. In particolare, ultimo punto, 25 impianti effettuano il campionamento in continuo delle diossine, 16 impianti i livelli di mercurio in continuo e almeno 30 impianti rilevano periodicamente concentrazioni di PCB. Ultime slide sull'impianto tipo. Dei 45 impianti nazionali abbiamo un po' visto quello che è l'impianto tipo oggi e l'evoluzione che si è avuta nel corso degli ultimi anni. La capacità giornaliera è passata dal 2010 al 2013 a 490 tonnellate giorno, la capacità annua è cresciuta da 135.000 a 161.000 tonnellate annue e questo diciamo anche alla luce di alcuni nuovi impianti che sono stati aperti appunto nel corso degli ultimi anni. Il carico termico è cresciuto anche qui da 55 a oltre 67 megawatt e la potenza è passata da 14.4 a oltre 18.8 megawatt. Il numero di linee, il trattamento termico, il trattamento fumi e gli NOx e il recupero energetico di fatto confermano quelli che erano le modalità nel corso dal 2010 al 2013, rimanendo di fatto a griglia l'attività. Abbiamo visto precedentemente il sistema prevalente, il trattamento fumi a secco, gli NOx con il non catalitico e il recupero energetico prevalente l'energia elettrica. Ci siamo divertiti un po' a fare anche l'evoluzione nei tre rapporti precedenti e da ultimo il rapporto che stiamo presentando oggi dal 2005 al 2013 dove vediamo che questa evoluzione di fatto cresce in modo significativo la capacità, il carico termico e la potenza elettrica dal 2005 al 2013, quindi in 8 anni si è passati da 300 a 490 tonnellate al giorno e questo appunto dà conto di questo sistema di potenziamento del sistema infrastrutturale sul recupero energetico che vede crescere, ripeto, la capacità, il carico termico da 42 a oltre 67 megawatt e la potenza quasi raddoppiata da 10 a 18.8 megawatt. Due variazioni trattamento fumi dove inizia ad essere evidente il sistema multistadio, la rimozione degli NOx dove il non catalitico e il catalitico sono prevalenti rispettivamente per numero di linee e per capacità rispetto appunto alla rimozione degli NOx. Il parco impiantistico invece ha avuto questa evoluzione, l'impianto tipo abbiamo visto è cresciuto in capacità e in potenza, il numero degli impianti, gli operativi dal 2010 al 2013, anche qui assistiamo per processo di efficientamento del sistema passando da 50 a 45,
gli installati, quindi quelli che nel corso del 2013 erano installati, quindi cioè erano infrastrutture che però non hanno operato, sono cresciuti del 3,8%, la capacità di trattamento è cresciuta del 2%, il carico termico di oltre il 4% e così via. Rilevo due elementi interessanti come la crescita dell'energia elettrica 7,9%, ma la significativa crescita dell'energia termica, perché i nuovi impianti installati con recupero di calore hanno fatto crescere il sistema complessivo di produzione di energia termica del 24,4% in 3 anni, che credo che sia un elemento di particolare evidenza di come il sistema impiantistico abbia condotto un percorso, ripeto, oltre che di crescita, ma anche di crescita efficiente, di crescita con dei sistemi che hanno delle tecnologie ottimali. La sintesi che ritrovate poi nell'impianto presenta quello che è il quadro complessivo, che è stato in parte evidenziato dagli interventi del dottor Laporta e della dottoressa Laraia, e che anche qui purtroppo evidenzia in modo particolare, questo cito solamente l'ultimo punto, un marcato squilibrio tra nord e centro-sud, un marcato squilibrio che ritroviamo purtroppo anche negli altri dati di lettura del nostro sistema, a cominciare dalla raccolta differenziata, e che credo che come sistema complessivo, qui davanti abbiamo gli operatori che io ringrazio anche perché questo rapporto viene fatto grazie alla collaborazione degli operatori che forniscono i dati, ma credo che tutti noi, a cominciare dalle associazioni, le istituzioni, la politica, dobbiamo, a mio avviso, aprire un tema di riflessione su come accompagnare anche alcune regioni attraverso delle regole, attraverso un quadro di riferimento che non è e non deve essere esclusivamente di natura infrastrutturale, ma deve essere in un quadro di regolazione un po' più organizzato, in modo tale che si possa costruire un sistema industriale strutturale anche al sud, si possa costruire un sistema che accompagni l'incremento della raccolta differenziata con impianti di recupero e che consenta alla fine di questo percorso che vede tanti attori sicuramente avere un obiettivo di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica, e credo che questo sia uno degli obiettivi che emerge in modo chiaro che dobbiamo darci anche alla luce di questo rapporto. Grazie.